Un saluto a tutti gli ascoltatori del TCB Show e benvenuti a un'altra puntata della vostra trasmissione preferita, trasmissione che ascoltate attraverso la piattaforma di tuttoilcalcioblog.it, di sportnelweb.it e di raibobo.it. Tutte queste piattaforme che attraverso i loro siti e le loro pagine social vi permettono ogni settimana circa di portarvi qualche interessante contenuto di natura radiofonica ma anche sportiva. Io ho fatto questa settimana le corna alla strana coppia fondando una strana coppia numero 2. E quindi, dopo anni che abbiamo tentato di condividere questa intervista, do il benvenuto, innanzitutto, in ordine anagrafico, sì. Il nostro Luca Zanella, giornalista sportivo. Ciao Luca. Aspetta che non ti. È giusto che lo svegli tu. Ora ti sentiamo, ridai il tuo buonasera. Buonasera Luca, perché avevo un problema al microfono. Buonasera. Buonasera a Luca Anzanello, abbiamo anche un altro ospite che ci fa compagnia oggi, un altro amico di questa piattaforma. Do il benvenuto in trasmissione anche a Fabio Stellato. Ciao Fabio. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, con voi voglio parlare un po' di radio, perché so che sulla radio siamo ferratissimi, però prima vorrei parlare con voi di un po' di calcio, un po' di sport, un po' di tante cose. Allora, facciamo una premessa. Qui stiamo parlando di un campionato che, onestamente, dal punto di vista meramente calcistico, quindi meramente sportivo, si è incanalato in un determinato modo. Ora, io non voglio fare quello che va a rimarcare il tifo calcistico di ognuno dei presenti, anche perché, se ricordo bene, è più o meno lo stesso, ma non importa. Quello che vado a chiedere, cominciando da te, Luca, al netto di un po' di calciomercato, che secondo me le pedine non le cambia mai completamente, ritieni che il campionato, alla luce dei trasferimenti del mercato invernale, sia riaperto, o con lei, intendo squadra che attualmente è in vetta, ha ancora ottime chance di riconfermare il titolo dell'anno scorso? Ma sì, io appunto mi sollecito a parlare della squadra che è in vetta al campionato e colgo la palla al balzo, anche perché essendo interista, come sai, noi non ci occupiamo di calcio minore, quindi Ecco, andiamo a parlare cominciamo bene. della capolista che ha fatto un mercato invernale. Allora, intanto in genere mi è sembrato un mercato invernale, nonostante tutte le restrizioni, le limitazioni, i club che iniziano a quanto pare ad avere difficoltà dopo 2 anni di restrizioni, è stato abbastanza scoppiettante, mi pare. Non mi sarei aspettato un mercato una finestra, come si chiama, di gennaio così vivace. L'Inter ha fatto un paio di acquisti intelligenti, nel senso che si è, anche se dovrà aspettare che torni al 100% dopo l'infortunio, ha coperto bene la fascia con l'ormai ex atalantino Gosens e ha trovato quell'attaccante, quell'alternativa in attacco che sappiamo che è un attaccante molto gradito al suo vecchio e nuovo mister, perché lo aveva già avuto la Lazio, e sappiamo che è un attaccante particolarmente letale in zona Cesarini, quindi nei minuti finali dei 90 o dei supplementari. È una caratteristica che quest'anno all'Inter non manca, buon per noi, e quindi vuoi vedere mai che come sappiamo, Massimo, con l'Inter non ci si annoia mai, ecco, è per questo che ha tantissimi tifosi. E quindi con l'innesto di Caicedo credo che avremo ulteriore modo per vedere partite così che cambiano volto proprio negli ultimi secondi, magari addirittura durante i recuperi. Quindi, come hanno detto anche osservatori ben più alti di me, buon mercato dell'attuale capolista, le avversarie non sono state a guardare, devo dire Juventus in primis con questo colpo Vlahovic, e poi sento che la società bianconera sta lavorando molto anche per il futuro prossimo. Assolutamente sì. Un parere lo chiedo anche a Fabio, chiedendo di sottolineare soprattutto quello che era la prima parte del discorso di Luca. È un mercato che scoppietta in un periodo molto turbolento per quanto riguarda certe società di Serie A, le prese coi conti e anche qualche bega interna, vedi di questi giorni le dimissioni del presidente di Lega. Sì, è stato un mercato sicuramente vivace, per essere poi un mercato invernale che non era mai stato negli ultimi anni così pregno di notizie, di colpi, no?
dopo vedremo cosa porterà alla lunga. Il colpo Vlahovic è sicuramente il grande colpo di questo mercato e la Juventus è destinata a risalire un po' la classifica, però come diceva il buon Anzanello, noi non ci occupiamo di calcio minore, quindi guardiamo là in alto a quel mercato. Aiuto. Dell'Inter che fa promettere bene, fa promettere partite scintillanti. Spero che non si risolveranno tutte in zona Cesarini, ma un po' prima. Comunque no, non ci annoieremo neanche in questo secondo scorcio del campionato. Ritieni che molte società alla lunga stiano cominciando a pagare, ancora te Fabio, stiano cominciando a pagare per chiudere quell'aspetto, un po' la crisi che il sistema sta patendo post-Covid? Beh, sicuramente sì, forse iniziano proprio adesso a pagare e ne pagheranno ancora nel corso dei prossimi mesi a venire. Vediamo adesso cosa decideranno anche in merito alle nuove leghe tra la Federcalcio, la Lega, le dimissioni del presidente, insomma. Dal punto di vista dell'assetto politico, societario, economico è molto, molto instabile, molto insicuro al momento. Poi siamo in Italia, può finire benissimo tutto a traduce vino oppure qualcuno può scoppiare, vedremo. A proposito di questo argomento, chiedo anche a Lunga un parere: se la Lega di Serie A non era già litigiosa prima del Covid, pensa un po', adesso ci si è messo di mezzo anche la Superlega, che non ci siamo dimenticati, tutta quella frittata. Ritieni che non sia il momento giusto per litigare o diventare lotitiani o antilotitiani, come sembra essere un po' uno dei due versanti in Lega Calcio? È difficile trovare un periodo peggiore, insomma, dovrebbe essere il periodo dell'unità, delle regole condivise, degli sforzi fatti da tutti per cercare di risalire la china. Pensiamo a quel, chiamiamolo, appello che è stato lanciato dal governo per, insomma, c'era un momento di recrudescenza dei contagi e vedevamo stadi con anche 50.000 o passa persone presenti. Ecco, c'è stata una risposta, magari è stata poco più che simbolica, però ci sono state quelle due giornate con un tetto di 5.000 spettatori a partita, che poi sappiamo tutti e tre che, insomma, un conto sono 5.000 persone al Penso e un conto sono 5.000 persone a San Siro o all'Olimpico di Roma. Quindi come viene chiamata la Confindustria dei club di Serie A, pomposamente, forse chiamiamolo più il consorzio dei club di Serie A, ha dato dimostrazione, anche magari fra qualche mugugno, però insomma, di riuscire a prendere anche delle decisioni condivise e che credo, mi pare, siano state apprezzate. Adesso sento che per il derby di Milano c'è già il tutto esaurito, con 37.000 posti a disposizione, se non ho letto male. Intanto ci si adegua, poi adesso, incrociando tutto l'incrociabile, siamo in un periodo di diminuzione dei contagi e soprattutto, a quanto pare, delle ospedalizzazioni, quindi la speranza veramente è che man mano si andrà verso la stagione calda, si possano aumentare le capienze degli stadi, permettetemi di dire anche dei palazzetti, che per gli sport indoor le regole sono ancora più severe. E che questo possa essere effettivamente il rinascimento del mondo dello sport di alto livello che veramente si sta attendendo da quasi 2 anni. Assolutamente sì. Cambiando un attimo pagina, Fabio, siamo a ridosso, sono già cominciate le gare, siamo a ridosso dell'inizio delle Olimpiadi Invernali di Pechino, Olimpiadi funestate ancora dalla pandemia che comunque ne limita e mette molti punti di domanda sull'evento. Non eravamo abituati ad avere un'estate con Olimpiade estiva seguita da un'Olimpiade invernale l'inverno successivo, ed è un'Olimpiade a cui l'Italia si avvicina con qualche speranza in più di altre esperienze. Io ricordo, ad esempio, se non ricordo male, era Vancouver, una delle Olimpiadi più pietose della storia dello sport olimpico italiano. Tutto sommato anche un evento che comunque avrà la possibilità di avere una copertura un po' più decente rispetto a quella di Tokyo. Cosa dobbiamo aspettarci da queste 2 settimane di gare, Fabio? Cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo aspettarci uno sci alpino che è orfana forse di Sofia Goggia, o comunque della miglior Sofia Goggia, che sta cercando di recuperare
dalla rovinosa caduta di Cortina. Si spera che ce la possa fare, ma insomma vedremo in che condizioni. Dall'alto posto c'è una Federica Brignone con la morale alle stelle nel Super G dopo la vittoria di Garmis. Dal lato maschile abbiamo i velocisti, abbiamo Paris, poi forse null'altro perché non vedo nelle discipline tecniche nulla di promettente per noi. Abbiamo lo short track, abbiamo Arena Fontana, abbiamo un'ottima stagione che è un pochino nel complesso di tutta la nazionale italiana dello short track. Zoppichiamo nello sci di fondo, c'è Federico Pellegrino nello sprint che può salvare il salvabile. Nel biathlon c'è Dorothea Wierer che è reduce anche lei dal successo di Hunter Selva, che fa morale nella mastarte, nell'inseguimento, può sicuramente dire la sua. E insomma abbiamo qualche colpo in canna in più rispetto agli anni precedenti, come tu hai ben detto. C'è l'incognita Pechino, dei campi di gara pressoché sconosciuti. Abbiamo visto un po' di immagini dall'alto, neve praticamente assente dappertutto, delle condizioni meteo che non sembra dettano o mettano molta felicità in nessuno degli effetti. Vediamo, c'è l'incognita Pechino, l'incognita location è molto, molto importante ed è nessuno sa quello che succederà da questo punto di vista. Assolutamente sì, ricordiamo anche, io mi gioco anche qualche carta sullo snowboard, soprattutto con la Mojoli. C'è anche da aggiungere che però poi la geopolitica dello sport vince sempre, perché Pechino comunque anche senza neve finirà nella storia per essere la prima città a ospitare sia un'Olimpiade estiva che un'Olimpiade invernale, giusto? Fammici ricordare. Sì, giustissimo, giustissimo, confermo, e a distanza poi di così pochi anni, perché insomma quella estiva nel 2008, aggiungo tra i colpi in canna dell'Italia anche lo slittino maschile che nelle prove dell'altro giorno ha messo i nostri portacolori sui primi tre posti. Erano soltanto prove, però insomma qualcosa di buono uscirà sicuramente anche da lì. Vedremo. Vedremo, vedremo assolutamente. Poi parleremo anche della copertura televisiva di questo evento e radiofonica, però prima vorrei parlare di un altro argomento con Luca. Luca, io avevo visto Mattarella all'ultima apparizione sportiva alla finale di Coppa Italia, se non ricordo male, di Supercoppa, Coppa Italia femminile a Roma al Pallalottomatica. Mattarella è ancora tra noi, fortunatamente, o a seconda dei punti di vista, però quello che è un dato di fatto, e qui comincio a cambiare un attimo l'argomento spostandoci anche sul mondo dei media, è un certo periodo di assoluta attenzione nella pallavolo femminile, a punto tale che addirittura ci è arrivata anche la radio che noi non eravamo abituati ad ascoltare, ma Manuela Collazzo quest'anno tra Mondiale per Club e Coppa Italia più di qualche copertura al volley femminile lo ha dato. Sbaglio in questa osservazione? Gaudeamus igitur, come dicono quegli studiati. Effettivamente da un punto di vista mediatico, mediatico nello sport spesso va a braccetto anche col discorso sponsorizzazioni, c'è un rinnovato interesse, c'è un interesse in crescita per la pallavolo femminile, crediamo con ogni probabilità anche grazie ai... Cioè, io noto che, come per carità anche per altri sport, più ci sono personaggi e più un tale sport viene seguito. Adesso questi sono gli anni di Paola Egonu per primo, un nome che diciamo tutti conoscono, sono gli anni di Miriam Silla, sono gli anni di Monica De Gennaro e quindi c'è un interesse sia verso le competizioni nazionali sia verso le competizioni internazionali. Ricordiamo che Conegliano è campione d'Europa in carica. Mi piace sempre ricordare che la prima Champions League dell'Imoco Conegliano è stata vinta a Verona lo scorso 1 maggio ed è vice campione del mondo in carica. Adesso si dice che dalla prossima estate Paola Egonu andrà a giocare in Turchia, ricoperta d'oro praticamente. Però succede anche che l'allenatore di Conegliano, Daniele Santarelli, che ha vinto ormai quasi una quindicina di trofei a Conegliano, sia stato chiamato ad allenare la Serbia
che è la squadra campione del mondo in carica, con un'altra gestione, quella di Zoran Terzic, e che si è distinta, mi pare abbia preso la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. Quindi sicuramente sì, il personaggio barra i personaggi attirano. Lo sport femminile credo che sia sempre più gradevole, non solo nella pallavolo ma anche in altri ambiti. Pensiamo, insomma, io come voi ricorderete ancora le trasmissioni del campionato del mondo di calcio femminile, che hanno avuto tutto sommato una discreta audience e un buon riscontro mediatico. E poi ricordo sempre un mio vecchio mentore che mi diceva: ricordati che la pallavolo femminile si segue più volentieri di quella maschile, perché in quella maschile la palla corre talmente veloce che neanche si riesce a vedere. Invece la femminile è molto più tecnica, la palla si muove molto, non molto, però un po' meno velocemente, e quindi si apprezza di più il gesto tecnico e anche le azioni di gioco, diciamo, sono più interessanti. Se a questo aggiungiamo che il presidente Mattarella è un appassionato nonché competente osservatore della pallavolo, ecco che anche si capisce anche perché la finale di Coppa Italia è stata trasmessa in diretta da Rai 2, che è quindi una rete generalista, e quindi sempre più spesso vediamo la pallavolo andare sulle reti generaliste e non su Rai Sport, piuttosto che su altri canali dedicati, diciamo così. Perfetto, prima di parlare di radio, ultimissima domanda anche a Fabio. Un altro sport sulla crestissima dell'onda è sicuramente il tennis, tanto che pare che di gran fretta la Rai settimana scorsa abbia tentato anche di acquistare da Discovery le immagini di Berrettini. Ecco, forse lo sport in questione non è uno sport che viene tanto coperto dalle TV generaliste, magari anche per gli alti costi, per quanto la Rai abbia tentato di investire un po' di anni fa, ha preso il Roland Garros, ha preso l'ATP Finals quest'anno. Ecco, sarebbe un altro tasto su cui la Rai TV o qualche TV generalista e Radio Rai dovrebbe puntare qualcosina in più. Che ne pensi? Sì, dovrebbe puntare qualcosina in più. Poi al di là dell'acquisizione dei diritti di trasmissione, che è un primo step su cui puntare, dopo c'è la messa in onda dell'evento, che sappiamo benissimo con il tennis che si sa quando inizia una partita, non si sa quando finisce, con la rigidità dei palinsesti odierni. Oggi c'è proprio il rischio di non vedere la fine di una partita di tennis su Rai 2. Adesso io non so, Berrettini su Rai 2 l'altro giorno con 5 ore passa, che tipo di palinsesto avrebbe trovato su Rai 1, su Rai 2, su Rai 3. Il vecchio serpentone, come si usava ai tempi del Roland Garros di Galeazzi negli anni 90, non è più possibile, o almeno sembra che i vari direttori di rete non siano disposti a farlo. E quindi, insomma, c'è un doppio problema per il tennis sulla Rai. Quindi il primo, l'acquisizione dei diritti televisivi e i costi, e il secondo poi la messa in onda, che deve essere adeguata. Sì, sarebbe da chiederci sempre che cosa serve il canale di Rai Sport Più, o come si chiama, Rai Sport HD, perché quello ormai qualcuno voleva chiuderlo qualche anno fa e forse l'idea non era completamente sbagliata. Ora, mi dispiace, e comincio da Luca Anzanello per ordine evidentemente alfabetico, però di questi giorni una notizia che un po' al mondo dello sport come lo concepiamo noi va riportato. È mancato in settimana Tito Stagno, che moltissimi ricordano per lo sbarco sulla Luna. Fu il telecronista per la Rai insieme alla storia e alla storia della cronaca e del giornalismo italiano. È anche famoso per essere stato per molti anni responsabile della Domenica Sportiva, dal 1976 al 93. C'era lui alla conduzione, c'era Carlo Sassi, c'era Alfredo Pigna, c'era tra gli ospiti più frequenti Gianni Brera, giusto per fare due nomi messi in croce. C'erano anche attriti, giusto perché vanno sempre raccontati, con Beppe Viola, ecco, una voce a noi molto cara e molto particolare, che fa parte anche da questo punto di vista. Io ho fatto una serie di nomi che sono la storia del giornalismo sportivo. Hai un tuo ricordo in particolare su Tito Stagno? Quando l'uomo allunò,
cioè sbarcò sulla Luna, si parla appunto tecnicamente di allunaggio. Io non c'ero, tu neanche, Fabio mi pare nemmeno, se non ricordo male, però insomma eravamo nei sogni di qualcuno. Naturalmente, grazie ai potenti mezzi, alle teche Rai, un po' tutti adesso possono rivedere quella trasmissione che andò in diretta. Diciamo che il co-conduttore di quella serata fu Ruggero Orlando, collegato da Houston, e se la memoria non mi inganna, di quella trasmissione faceva parte anche Jaska Vronsky. Vado un po' a memoria, però mi pare che ci fosse anche lui. E di Tito Stagno ho un ricordo che risale a ormai 3 anni fa a Caorle. Tito Stagno, classe 1930, tra l'altro 4 gennaio 1930. Nel luglio del 2019, quindi anzi il 20 luglio 2019, a 50 anni esatti dall'allunaggio e dalla diretta dell'allunaggio, Tito Stagno fu ospite a Caorle del Festival di giornalismo Ernest Hemingway, un Nobel nella Laguna, abbinato al premio giornalistico Papa, non perché abbia a che fare con il Vaticano, ma perché Papa era il soprannome di Ernest Hemingway, che noi sappiamo essere molto legato a Caorle e alla sua laguna. In quell'occasione ci furono delle immagini veramente straordinarie, a mio avviso, perché l'89enne Stagno, il 20 luglio, alle 10 di mattina, se non ricordo male, alla sera doveva ritirare un premio e tenere una conferenza pubblica in Piazza Vescovado, diciamo sotto il campanile cilindrico di Caorle, e così tutti hanno capito. Ma di giorno, in tarda mattinata, lui era stato chiamato per una specie di talk show in spiaggia, in un arenile di Caorle, ovviamente con degli ombrelloni, per carità, però si presentò in pantaloni lunghi, camicia, cravatta e giacca. Ecco, quindi ci sono queste immagini, secondo me sono strepitose, di Tito Stagno che ancora dopo mezzo secolo accettava di venire in una spiaggia il 20 luglio con probabilmente 35 gradi per raccontare la sua esperienza. E a proposito del caldo, non mi ricordo se in quella sede o in un'altra, però sempre, chiedo scusa, spero che la memoria non mi inganni, però in un'altra occasione Stagno raccontò che, essendo la data appunto dell'allunaggio il 20 luglio 1969, c'era molto caldo a Roma e a quanto pare lì erano tutti mezzi busti, quindi si vedeva anche lì la giacca, la cravatta, i gemelli e quant'altro. Però, insomma, sembra che sotto il tavolo fossero un po' più rilassati, diciamo così, perché tra le luci e tra la stagione, insomma, sembra che quella sera, quella notte, facesse veramente molto molto caldo. Fu un sacrificio, insomma, però più di 50 anni dopo siamo ancora qui a parlarne, quindi onore al merito. Stagno naturalmente verrà ricordato come il giornalista della Luna per antonomasia, però hai fatto benissimo ricordare che fu per molti anni a capo dei vertici dello sport della Rai e, mi permetto di aggiungere, fu anche inviato della Rai a seguito di papi e presidenti della Repubblica. Assolutamente sì. Continuo su questo tasto con Fabio per vedere un po' dal punto di vista mediatico quello che è stato sportivamente Tito Stagno. Fu lui a firmare la domenica sportiva con una giovanissima Simona Ventura. Fu lui a mettere per un periodo durante la sua direzione Nereo Rocco come opinionista. Fu lui, ad esempio, che inventò la conduzione Adriano De Zan e Nicola Pietrangeli alla fine della carriera di lui che era di capitano di Coppa Davis. Ecco, abbiamo detto Gianni Brera, abbiamo detto Carlo Sassi, abbiamo detto Alfredo Pigna. La domanda che ti faccio è: quanto c'è di futuristico nel modo di ragionare di Tito Stagno e quanto è un calcio ed è uno sport granché diverso da quello che stiamo vivendo adesso? Ma sicuramente Stagno era un innovatore per i tempi in cui ha vissuto e in cui ha esercitato la professione giornalistica. Il calcio era diverso, lo sport era diverso, la società era diversa, il mondo era diverso, scusa la banalità.
Ovvio che all'epoca l'innovazione, l'innovatore Tito Stagno ha avuto il successo proprio perché ha portato in televisione cose che non si erano mai viste prima e che oggi ha fatto molti proseliti. Però vorrei ricordare che erano i tempi in cui la gente ascoltava gli incontri di boxe alle 4 di mattina alla radio, si svegliavano, quindi per farti capire la società in cui si viveva allora. A proposito, faccio una parentesi, a proposito dei giornalisti, dei padri fondatori del mestiere del radiotelecronismo, nei giorni scorsi ha compiuto 90 anni Gustavo Delgado, che è un'altra delle voci di tutto il calcio, minuto per minuto. E non solo, inviato di guerra, inviato sportivo a Mosca alle Olimpiadi e voce della Puglia, ha compiuto 90 anni Gustavo Delgado. C'è stata una bella intervista uscita proprio sul Corriere della Sera nell'edizione della Puglia, nell'edizione di Bari, che si può trovare online, in cui appunto ricorda un po' la sua carriera dalle Olimpiadi, dai Papi, dalle guerre, da Aldo Moro e dal Baricalcio. Confermo. Mi permetto di fare un'osservazione su una frase che è stata estratta dall'Indiscreto, un portale, relativa a Tito Stagno e che dovrebbe essere stampato nei libri di buon giornalismo. Parlare di un avvenimento che si sta svolgendo mentre sono al microfono, dire alla gente ciò che le immagini da solo non possono spiegare e dirlo con chiarezza, trasmettere agli spettatori anche un po' delle mie emozioni è la cosa che mi esalta. Ecco, questo, prendere appunti a chi è appassionato di questo. Di questa professione che è poi il giornalismo sportivo. Citavi un esempio di. Ricordiamo anche Tito Stagno inviato alle Olimpiadi di Cortina e di Roma. Ah, ecco, giusto A perché. proposito di Olimpiadi estive e Assolutamente invernali, sì. Cortina 56 e Roma 60, dove segui il basket in particolare. Abbiamo capito. Fatta questo excursus storico, a proposito di storia, legandoci anche a questo aspetto, due domandine prima di salutarci. La prima, lo sto chiedendo a tutti gli ospiti di questa edizione di TCB Show. Il nuovo assetto delle giornate di Serie A fa sì che sentiamo un po' la fatica nel racconto e nel confezionare la puntata settimanale o le puntate settimanali di tutto il calcio per minuto. Condividete con me questa impressione nel vedere delle scalette a due giornate o delle puntate di tutto il calcio da 4 ore perché ci sono due partite alle 18:30 e due partite alle 20:30? Comincio da te, Luca. Io ho un ricordo dell'anno 2000, avevo dovuto fare un viaggio in Umbria in auto, in una giornata in cui io mi ricordo che ci furono due edizioni consecutive di tutto il calcio minuto per minuto, una iniziata verso le 16 e un'altra iniziata verso le 18:30. Ecco. Quindi non siamo forse di fronte a una novità assoluta, però io quando vedo, sono un po' permaloso per natura, lo ammetto, però quando io vedo 10 partite spalmate su 5 slot, allora dico, beh, qui c'è qualcuno che vuole male alla radio, anche perché poi come scegli la puntata di tutto il calcio minuto per minuto? Fai la partita delle 14:30? Io vi dirò che domenica scorsa c'è stata una gran bella puntata di tutto il calcio, secondo me, perché è iniziata alle 14:30, come quando avevamo i pantaloncini corti tutti e tre, con tre partite della Serie B, erano i recuperi della Serie B perché il campionato si era fermato, non ho capito bene per cosa si sia fermato, visto che non c'è stato nemmeno il contentino di un amichevole della nazionale, comunque vabbè, il campionato si è fermato. C'è stata una più che discreta puntata di tutto il calcio minuto per minuto, dove mi pare che verso la fine sia entrato in scaletta anche la pallavolo maschile con Luca Cesaretti, che ha raccontato alcuni flash di Padova-Taranto. Ecco, questo a dimostrazione che secondo me c'è ancora, perché vedete, anche lo scorso 10 gennaio c'è stato il 62esimo compleanno di tutto il calcio. Valanga di tweet, di commenti, ah che nostalgia, ah quando c'erano le partite alla radio, ma le partite alla radio ci sono ancora, tutto il calcio minuto per minuto c'è ancora, non sarà quello naturalmente
che faceva milioni e milioni di ascoltatori e che ti proponeva 7-8 partite contemporaneamente. C'è un tutto il calcio degli anni 2000, degli anni 2010, degli anni 2020 che trovo possa essere ancora molto godibile. Il problema è che naturalmente finché alla domenica alle 15 il menù ti propone Venezia-Empoli e stop, più eventualmente un paio di partite di Serie B, una o due partite di Serie B, che però iniziano alle 16:15 quando la partita sta per finire. Ecco, se tutto il calcio sopravviverà anche a questi assalti, veramente, potrà dire di aver resistito veramente a tutto. E Assolutamente glielo sì. auguro naturalmente. Ovviamente siamo qui per questo. Vorrei sentire un parere e un giudizio anche da parte di Fabio. Sì, io faccio parte, credo come te Massimo, di quella categoria dei nostalgici che rimpiangono, no? Quei vecchi tutto il calcio a 5, 6, 7 campi con cui siamo cresciuti. Propongo un ricordo anch'io, un'intervista che Vusa di Boskov concesse ad una trasmissione radiofonica direttissima, era GR1 direttissima, condotta da Massimo De Luca, l'anno dello scudetto, credo, o comunque giù di lì, e in cui De Luca chiese a Boskov perché ha rifiutato una lauta offerta da un club spagnolo, adesso non mi ricordo se fosse il Real o il Barcellona, e Boskov rispose: io sono rimasto in Italia perché tutte le partite iniziano allo stesso orario. In Spagna sai quando inizi e non sai quando finisci. In Italia il calcio è serio. Furono le ultime parole forse di Boskov un po' all'incontrare quella volta, da quegli anni siamo finiti proprio a questo spezzatino di cui Luca Anzanello poco fa ne ha narrato le triste vicende domenicali. Non lo so, tutto il calcio oramai sì, ci arriviamo al tutto il calcio di quest'epoca che, come ha detto Giuseppe Pisanti in un'intervista un po' di tempo fa, se arriverà un giorno in cui ci saranno 10 slot per 10 partite, vorrà dire che tutto il calcio inizierà dal primo minuto della prima partita e terminerà al 90° della decima. Non posso che condividere assolutamente. Ecco, mi permetto solo un'osservazione. Giuseppe Bisantis è sempre tanta roba. Mi permetto solo un'osservazione. Ecco, magari cercherei una qualche sinergia con. So che i costi di produzione e tutto questo creano sempre delle difficoltà e anche la copertura dei campi. Ma io la puntata della domenica, mescolando un po' di B e se torno alla C, ce la mi farei sempre. Ora, Concordo, confermo e sottoscrivo. se chi ascolta con noi il. Anch'io in Serie C ci sono tantissime partite interessanti. Chi ascolta con noi le nostre puntate del nostro Amarcord vede che una volta c'erano troppe partite, se ne trasmettevano 4 di A e una di B. Ecco, giusto per dare anche un po' la proporzione, perché è un'osservazione che faccio settimanalmente o quando mi capita di ascoltare e di preparare le puntate del nostro Amarcord. Un'ultima domanda prima di chiudere. Ovviamente ci Già aspettiamo. finito? Eh sì, siamo un po'. Se vuoi possiamo chiacchierare del mondo, però no, sono alcune osservazioni che mi permetto di fare. Come giudicate, se avete avuto occasione di farlo, l'esperienza di Radio 1 Sport, che so che con Fabio, che lascio per secondo, dovremo tastare un po' l'argomento con una certa delicatezza, perché so come la pensa e siamo spesso a condividerlo. Però ecco, forse è il momento migliore per fare questa domanda, perché cominciamo con annotare qualche frutto dell'operato di Radio 1 Sport, perché qualche voce si sta affacciando in questo periodo all'interno della trasmissione, Barlotti, per non dire Matteoli. Ecco, cominciamo a vedere un po' questa situazione all'orizzonte. Comincio da te, Luca. Pensi che forse. Se non è diventata una radio news 24 ore su 24, quasi dedicata allo sport, almeno abbia fatto da piccolo luogo, piccola incubatrice di qualche nuova voce? Chiamiamola palestra, visto che stiamo parlando di sport, che l'emittente si chiama Radio 1 Sport. Ammetto di non, per vari motivi, di non riuscire mai a sentirla,
tranne quando è in simultanea con Radio 1. Però diciamo che l'idea di creare Radio 1 Sport è stata sicuramente al passo con i tempi. Ha permesso di coprire, che ne so, se non ricordo male, le amichevoli dell'Under 21 di calcio o cose di questo genere, Confermo, insomma, forse qualche quelle evento in croce, sì, un po' sì, pochissimo qualche di esclusiva. competizione minore che magari non avrebbe giustificato una diretta su Radio 1 e quindi è stato trovato il luogo idoneo per ospitarlo. E in più, essendoci passato anch'io, diciamo così, magari per un esordiente si sente più tranquillo a esordire a Radio 1 Sport, quindi con un pubblico leggermente più di nicchia, e poi arriva, diciamo, anche più preparato al grande appuntamento col canale generalista e quindi nel nostro caso con Radio 1. Effettivamente Jacopo Barlotti, che è il nome emergente proprio di questi ultimi giorni, dobbiamo dire, lo abbiamo apprezzato come seconda voce molto di recente e mi sembra che abbia fatto un'ottima figura. Ecco. Naturalmente va attestato anche lui sul lungo periodo, però insomma credo che Radio 1 Sport appunto sia intanto una palestra di talenti, ma vedremo poi se diventerà anche una fucina e come proseguirà anche la sua storia. Un parere anche a Fabio Stellato, a cui chiedo, anzi prima di sentire il parere, faccio un'osservazione. Ne parlavamo con Simone Salvador qualche settimana fa. C'è anche l'impressione che creare, che non ha, nei vari tentativi in cui è stato fatto, un format radiofonico completamente dedicato allo sport abbia avuto fortune alterne. Ricordo un TMV Sport, ricordo lo stesso Radio Sportiva, ecco, forse questo a parziale discolpa degli amici di Radio 1 Sport. Fabio. Ma non lo so, è sicuramente una palestra come avete detto voi per dei giovani cronisti che possono partire con più sicurezza da un canale di nicchia e se hanno i numeri possono andare oltre. Radio 1 Sport era nata come una radio che doveva seguire quegli sport che non vanno su Radio 1 Rai. Che non vanno sul lineare generalista, ma quegli sport minori, quegli eventi minori. Quindi sì, è vero che ha seguito qualche partita dell'Under 21, qualche recupero di calcio, di Serie B, insomma, o anche qualcosa di Serie A, I ma mondiali di doveva. biathlon ad Anterselva, ricordatelo che sono stato un'esclusiva Radio 1 Sport. Sì, Mondiale di Biathlon, ma giusto perché quelle due gare che sono state seguite su 10 erano all'interno della diretta pomeridiana, del talk show pomeridiano di Radio 1 Sport, Ovvio. ecco quello, ma esatto, quindi è stato un colpo di fortuna con Matteoli e Cesaretti, tra l'altro, che commentarono quella gara, Confermo. però non, esatto, Radio 1 Sport doveva seguire in diretta quelle partite di pallavolo, di pallacanestro, di due meeting di atletica, quelle gare di sci, quelle gare di ciclismo che non vanno su Radio 1 Rai, e da questo punto di vista ha fallito. Ci ricordiamo quel famoso mondiale di pallavolo seguito con l'audio della televisione di con Antonio Locchetta. Spendiamo quello pietoso, andiamo oltre, ok Massimo? Sì, vero, vero, vero. Va bene, hai ragione, hai ragione. Allora, tocco un altro tasto di cui stavamo discutendo la settimana scorsa. È solo una mia impressione, sono i costi, sono gli impegni, sono altre le motivazioni. Nell'ultimo anno, più o meno, abbiamo un po' perso l'abitudine, da quando per intenderci Sergio Brio non fa più parte della squadra, abbiamo un po' perso la seconda voce tecnica. Decidendo il più delle volte in molte partite, magari non quelle di Supercartello, non la Supercoppa per intenderci, di affidarsi all'accoppiata col doppio giornalista. È un'impressione che abbiamo avuto soprattutto nelle ultime giornate. Ci si è messo di mezzo anche il Covid, tante cose, ci si è messo di mezzo anche che si è un po' ridotta la squadra dei commentatori tecnici. Ecco,
essendo rimasti, se la memoria non mi frega, Dossena, Orlando e Collovati e basta. Nella proprio, sì, ma non tanto in cronaca, se non ricordo male, se non nel No, 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 periodo, solo il sabato sera ogni se non tanto. il sabato sera, e penso un po' di grandi competizioni, tipo gli europei mondiali. Ecco, ora, io non vorrei tornare al periodo in cui c'era Cucchi a bordo, in postazione e Ugo Ugo Russo o Russo. qualcun altro da basso, Gentili, perché questo non lo vedremo mai. Però è solo mia questa impressione, come la giudicate, Luca? Beh, in questo momento mi sembra che la voce tecnica dei big match per Radio 1 sia Massimo Orlando, che forse non avrà fatto quella carriera da calciatore super scintillante, non sarà forse mai stato un top player di livello internazionale, però dobbiamo dire che radiofonicamente è estremamente valido, ma ecco, lo è stato anche da calciatore e adesso sta conoscendo questa seconda giovinezza in questo nuovo ruolo di voce tecnica, che tra l'altro mi sembra sia molto apprezzata anche dalle prime voci. Chiunque siano le prime voci, sento che c'è un notevole feeling tra loro e Orlando. Dopodiché nulla osta per quanto mi riguarda, nessuna osservazione al fatto che la seconda voce sia affidata a un giornalista. È successo per tantissimi anni, nessuno si è mai lamentato. Certo, c'era stato un po' di dispiacere quando era sparita la figura del bordocampista, che naturalmente è molto più efficace di un collega che segue la partita accanto a te anziché accanto al guardaline e alle panchine, però ce ne siamo fatti una ragione. Poi è subentrata la novità della seconda voce degli ex calciatori, qualcuno ha espresso delle perplessità, c'è qualcuno che l'ha fatta bene, c'è qualcuno che a mio avviso, non faccio nomi, ma l'ha fatta, non dico in maniera pessima, però quasi. L'importante secondo me è accettare quello che viene e richiedere e sperare che tutti ci mettano la loro professionalità. Per un giornalista è più facile perché conosce meglio i tempi. Ecco, ci sono degli ex calciatori che hanno saputo fare delle ottime figure, altri meno, ma dico, è giusto, barra, è stato giusto sperimentare, perché appunto sembra un po' non dico in declino, però insomma, che ci siano meno seconde voci durante le dirette, e quindi vedremo magari dalla prossima stagione se questa formula sarà riconfermata. Penso che ormai per la stagione in corso andremo avanti così fino alla fine. Un parere anche da Fabio. Sì, beh no, concordo su quanto ha detto Luca, poi insomma da aggiungere che siamo comunque ancora, credo, con delle code di Covid anche dal punto di vista proprio di designazioni e trasferte varie, non tutte le postazioni erano, comunque sono abilitate per i due telecronisti, e quindi laddove non è possibile avere due commentatori a fianco, credo che si utilizza comunque il commentatore tecnico da studio, da quello che mi sembrava di aver capito. Sì, a parte Orlando come match clou della giornata, al fianco insomma dei Pcb Santi, so chi che sia. Per il resto, ma i due giornalisti sono stati ciò che hanno tirato avanti la carretta negli ultimi anni, lo hanno fatto molto bene, credo che continueranno a farlo molto bene anche in futuro. Dalla stagione prossima credo si tornerà ad una stagione regolare se i dati pandemici, come sembra, vadano in calo e si tornerà proprio ad una normalità anche da questo punto di vista. Già quest'anno non abbiamo più commenti proprio in tutto il calcio da studio, no? Come era accaduto l'anno scorso, in cui proprio molte partite erano commentate dallo studio. Vediamo di avere anche proprio tutte le due voci dei giornalisti sul campo in seguito, in un futuro non molto lontano. Un'ultima domanda e poi la chiudiamo qui. Sì, è la quinta ultima domanda, Sì, mi hai pare, ragione, quindi perché poi spero vi siete che lamentati sul fatto che era troppo corto, hai fatto. maledetti. Solo una questione. Facciamo concorrenza. Assolutamente sì, abbiamo perso forse qualcuno perché ho sentito uno sgancio, perché poi le maledizioni arrivano, abbiamo perso Luca, quindi andiamo subito a recuperarlo.
Intanto ne approfitto per appunto riflettere su un aspetto. Ecco che la maledizione ti ha colpito per avermi Sì, ma così contestato. velocemente non me È vero, proprio sul punto, l'aspettavo. perché un'osservazione, stiamo già ragionando, siamo a metà stagione, siamo a febbraio, la stagione quest'anno non prevede neanche, se ricordo male, grosse competizioni, sempre che a quelle grosse poi ci arriviamo, ma questa è un'altra questione. Questo piccolo gruppo di lavoro, soprattutto nelle figure dei due della strana coppia, stava riflettendo su quella che potrebbe essere il premio da dedicare alla voce dell'anno che noi scherzosamente andiamo sempre ad assegnare verso fine stagione. E siccome è ancora troppo presto per fare questo ragionamento, in tutto quel discorso che facevamo prima di Radio 1 Sport, mi sono dimenticato la voce che ultimamente, anche grazie alle sapienti mani di Marco D'Alessandro, mi sta ultimamente esaltando, e sto parlando di Marco Signorelli. Vorrei un vostro parere a riguardo, perché secondo me fa parte di quelli che, oltre a essere candidati alla voce della stagione, o almeno al Rookie of the Year, come dicono quelli bravi, rischierebbe di essere un ottimo acquisto da portare a Roma. Che ne pensi, Luca? Parto proprio da quest'ultima considerazione, cioè sì, è vero, potrebbe essere portato a Roma perché sta dimostrando ottime qualità, però va anche detto che finalmente, dopo tantissimo tempo, la Lombardia ha una ben chiara, identificabile voce regionale, ecco che francamente dalla Lombardia mancava da tempo, per carità, ci sono l'Inter e l'altra squadra di, sì, la primavera dell'Inter che Eccolo insomma... che sì. C'è Sono dei top team anche l'Atalanta. sì, vabbè. E quindi c'è spesso l'inviato da Roma che viene a Milano piuttosto che a Bergamo. Dopodiché magari per seguire il Brescia o per seguire la Cremonese arrivava l'inviato dall'Emilia Romagna o dall'Umbria, mi vengono in mente alcune trasferte lombarde di Antonello Bruini. Vabbè, che Antonello Brughini è un po' una leggenda, perché in stagione Covid lui faceva da Lecce a Salerno a Cremona, era proprio un viaggio Ecco, pindarico. però adesso finalmente c'è una voce lombarda, chiamiamola così, molto promettente. Io lo lascerei in Lombardia ancora per un po', anche perché mi pare particolarmente duttile e versatile. Quindi anch'io do Marco Signorelli in lotta, anche se non è più una novità, non è più una sorpresa, ma ormai è una stella del firmamento radiofonico con Manuel Codignoni, però insomma direi che loro due sono un po' le voci che stanno dando grandi soddisfazioni in questo periodo. Sì, ricordiamo, e chiedo un parere a Fabio Stellato, che se bisogna essere proprio puntuali nelle nostre osservazioni, addirittura Lombardia rischia di avere due voci da zero a niente, perché c'è anche la carta di Alberto Ambrogi che attualmente non viene ancora applicata allo sport, scusate, al calcio, ma per lo più al basket. Non so se ci sia anche del volley in mezzo. Fabio. No, credo solo al basket, non credo di averlo sentito nel volley, ha fatto qualche buona radiocronaca di basket Alberto Ambrogi, che come Signorelli credo provenga dalle emittenti private della Lombardia, adesso non so se Telelombardia o comunque qualche emittente similare, in cui appunto seguivano le partite, quindi è un radiotelecronista che viene dall'emittenza privata lombarda ed è una buona palestra, a proposito di palestre, no? L'emittenza privata. Scuola Ravezzani forse, punto di domanda, credo Scuola Ravezzani. È promettente, sì, andrà, credo è diretto verso Roma, non nell'immediato futuro, ma insomma fra qualche tempo lo vedremo nella redazione centrale tra i PIC. Assolutamente, assolutamente sì. Stavo guardando il suo profilo social, perché sono abbastanza social, QB. Colgo l'occasione perché c'era arrivata una piccola segnalazione tramite la nostra pagina Facebook. All'inizio dell'autunno precedente, quindi dell'autunno 2021, è tornato alla conduzione, almeno per quanto riguarda la TGR, dopo un periodo un po' complicato per malattia, anche Enzo Melillo, che non avevamo perso dai nostri radar, ma che era assente da un anno dal lavoro per una malattia che fortunatamente dovrebbe aver sconfitto. Ecco, giusto per venire anche in risposta a una segnalazione che c'era stata fatta da alcuni dei nostri ascoltatori. Siamo andati lunghissimi e si sono già lamentati che ho detto troppe volte che era l'ultima domanda, quindi la chiudiamo qua. Grazie
Io ringrazio nell'ordine. Avresti un'ultima domanda che magari. Sei simpatico. Io ringrazio nell'ordine. Beh, da buon veneti, è come l'ultimo drink, no? Diciamo. Sì, cioè, saremo ubriachi qua se parlo con voi. Io ringrazio anche per aver finalmente esaudito i sogni di molti dei nostri ascoltatori. Luca Anzadello per essere stato nostro ospite. Avremo occasione di ripescarlo prima della fine della stagione ancora per parlare di Radio di Sport. Grazie Luca e buona serata. Ho un'ultima domanda, Massimo, smettila. scusa. Siamo meglio io e Stellato o del Vince Stradotto? Dai, Ma del giudice Stradotto ormai ti non li muovi, sopporto ti più, sono 40, ho fatto 30 puntate, adesso mi sentiranno. Noi siamo la coppia normale, loro sono la strana coppia, noi facciamo la coppia Effettivamente. normale. Ecco, pensate un po' come siamo ridotti. Bene, no, assolutamente. Dovremmo tentare di fare una puntata a 4, ma veramente diventa il processo di Biscardi, citando un evidente fuori onda. Grazie Luca per essere stato nostro ospite, buona serata. Grazie Massimo, grazie Fabio, buona serata a tutti. Ringraziamo anche Fabio Stellato per essere stato nostro ospite e anche a lui auguriamo una buona continuazione, ci risentiremo più avanti. Grazie a voi, buonanotte, buonanotte. Perfetto, noi abbiamo concluso anche questa puntata del TCB Show. A me non resta che ringraziare per l'appunto Luca Anzanello e Fabio Stellato per essere stati i nostri ospiti. Noi torniamo settimana prossima con qualche altro, anzi qualche nuovo consiglio e con qualche nuova intervista, qualche nuovo ospite per continuare a parlare per l'appunto di calcio e sport. Vi ricordo che potete riascoltare questa intervista all'interno delle pagine ufficiali social e non e anche dei portali di tutto il calcioblog.it, di sportnewweb.it, di raibobo.it. È tutto per questa serata e a risentirci da Massimo Verona.